sentite, posso capire tutto, tutto, ma non questo. Ma cosa deve essere successo a questo povero uomo per essersi ridotto i capelli in questa condizione? Ma poi, mi spiegate come cavolo faccia lui a trasportare un macigno del genere? Come fa a camminare? Ma non si stanca? C'è soltanto quel coso lì, peserà 50 kg da solo. Ve prego, qualcuno gli dia un paio di forbici o gli tagli sti capelli? Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale, come state? Questo è il mio primo video, no in realtà, perché vi ho fatto vedere tutto il processo sui miei capelli blu e quindi se ve lo volete vedere è il video prima di questo. Mi raccomando ragazzi, se questi generi di video vi piacciono lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se siete nuovi e soprattutto venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, perché troverete già qualche fotina con questi capelli blu che raga mi piacciono troppo. Mi trovate su Instagram come Casey Balla, vi lascio anche il link qua sotto nell'info box. E detto questo, andiamo a vedere le persone che hanno passato una giornata peggiore della tua, quel momento in cui capisci che veramente tutta la cavolo di giornata andrà male, raga. Una cosa volevate, una cosa, il vostro caffè di prima mattina per farvi andare bene tutta la giornata, sereni, tranquilli, con più voglia, più energia. No, nemmeno questo, nemmeno questo, neanche un briciolo di caffè, raga, no. Qualunque gioia che voi pensavate di aver meritato soltanto per un giorno, beh, no, nemmeno questo. No, ma la cosa scioccante qua è la persona che in realtà ha scattato la foto. Io voglio capire, ma è rimasta lì tutto il tempo così pronta a scattare? Perché sicuramente se lo aspettava. Così come stava tenendo la bibita, sarebbe caduta. Questo uccellaccio schifoso si è mangiato il gelato. Ma come ti permetti? Ma come osi, uccello di merda? No, comunque raga, voi in questo caso cosa fareste? Buttereste il gelato? Perché sicuramente, secondo me, se ve lo tenete in mano, sto uccello non ve si leva più di dosso, eh. Potrebbe pure beccarvi in testa. Io lo butterei proprio nel mare, così anche l'uccello ci finisce dentro. Oh no! Au! Guardate l'altezza! Ma chissà che male, ragazzi. Prego per sto tizio che alla fine si sia rialzato. Era meglio se rimanevi senza luce, guarda. Se devo rischiare di cadere... No, grazie, non voglio la luce. Ma poi alla fine qualcuno sa se sto tizio è sopravvissuto? Cioè... Oh no! Ma questo è ancora peggio! Probabilmente questa persona aveva preparato il ragù per portarselo a pranzo da qualche parente, no? E ma mo questo come fa? La sfortuna, raga. Solo hai preparato un buonissimo ragù e nessuno se lo potrà più mangiare. E ragù, ti è caduto pure dentro la macchina. Ho passato 13 giorni cercando il mio iPad. Aspetta, ma dov'è? Oh no, eccolo, raga. Ma è uguale ai sedili dell'auto! Aspettate, ma quindi tu mi vuoi dire che nessuno si è reso conto che l'iPad stesse lì nonostante ci si siano seduti sopra? Non so te, ma io ho paura che questo iPad non funzioni più! Comunque è la sensazione più bella del mondo quando ritrovi qualcosa che pensavi di aver perso completamente, che magari non la trovavi da tipo 2 mesi, non lo so, e poi alla fine lo ritrovi, raga, cioè, oh mio Dio, è una sensazione bellissima. Non so cosa sia peggio, se la prima o la seconda foto. Io dico la seconda, perché alla fine quello che succede nella prima foto, dai, può capitare almeno una volta nella vita. Che non si veda il vetro davanti e ci si spiaccica come una mosca. Ma sicuramente non è paragonabile ad uno sciame d'api sopra la tua macchina. E chi la usa più poi la macchina? Quelle mica si spostano, eh? Rimangono là proprio. La tua macchina diventa la loro casa. E iniziano pure a cagare miele ovunque. Oh no, questo no, dai. Povera, non piangere. Sappi che se lui non ti ha voluta è molto meglio così, perché alla fine non ti merita. Meglio non aver fatto lo sbaglio più
grande della tua vita. Poi te ne saresti pentita. Alla fine sarai contenta di questa cosa e lo ricorderai soltanto con un sorriso, perché una merda del genere non merita neanche il tuo sorriso. Però sorridi perché sei fiera. Questo discorso è la vita, scrivetemelo ovunque, anche sui libri di storia, di italiano, perché questa è storia, qui facciamo educazione. Comunque una cosa del genere lo possono fare solo le merdine. E tra l'altro la persona che ha scattato questa foto è una merdina anche lei. Pare il caso che devi fare la foto a una che sta piangendo in metro perché evidentemente il suo tizio l'ha lasciata sull'altare. Ok, che cazzo sta succedendo? Ragazzi, ma non sta nemmeno l'acqua. Ci hanno buttato dentro la pasta e basta. Oh, ma che state facendo? Ci scommetto che sta cosa l'hanno fatta gli americani, perché un italiano non farebbe mai una cosa del genere. E poi mi spiega come devi fare tutta quella pasta dentro un pentolino minuscolo, no? Fammi capire. Ma perché le persone non usano il cervello? E no, no, Te sei voluta il gatto e mo te lo tieni, anche quando ti caga addosso. Mo chiudi quella bocca, non piangere più, raccogli il gatto, raccogli la merda e basta, poi buttala via nel cestino. Fai la brava padrona dei gatti. Sì, voglio il gattino, tanto tenerino, tanto bellino. Ho capito, ma il gatto caca pure, Cioè... Ma sono una persona malvagia se arrido. Oddio. Comunque ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. E detto questo, non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su. Vi mando un super mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.